Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Come avrete visto da queste luci molto cupe e tenebrose, cosa andremo a fare oggi? E l'avete richiesto in tantissimi, quindi ho deciso di fare un'altra chat horror. In realtà questa, a differenza di Annie, non l'ho mai letta in vita mia, quindi sarà anche la mia prima volta che leggerò questa storia. Che bello, oggi non mi sono né truccata né niente, ho giusto messo un po' di mascara perché addirittura c'ho la maglia con cui sto a casa, quindi... Do you feel me? Questa è una storia successa su Messenger, a differenza della scorsa che era su WhatsApp. Senza perderci in chiacchiere comunque, iniziamo subito. Monica? Sì? Cosa stai facendo? Sto guardando un film. A casa, da sola. Tu? Sono a casa da solo anch'io. Fico. Stavo pensando se magari ti andava di venire da me. Come al solito. Mark, quante volte te lo devo dire che non sono interessata? Partiamo già con la friendzone. Che bello. Mi dispiace. Mark, quando torneranno i tuoi genitori a casa? Non lo so, forse alle 2. Ok, cosa dovremmo fare se vengo? Cioè, prima lo friendzone e adesso vuole andare a casa sua. Intendi che vuoi venire a casa mia? Sono annoiata, sì, penso di sì. Non fatemi commentare questa cosa. Ok, figo, possiamo guardarci un film oppure qualcos'altro. Ok, quando verrai? Sto uscendo di casa adesso. Ok, Monica, punto interrogativo. C'è qualcosa che vorrei dirti. Oh mio Dio, qualcuno... mi sta seguendo. Ok, adesso parte l'ansia. Sei appena uscita di casa, com'è possibile? Cosa? Veramente? Sì. Oh, aspetta. No, se n'è andato. Ok, oddio. Sta ritornando di nuovo. Veramente? Com'è fatto? È molto alto. Alto? Non lo riesco a vedere bene. Cammina più veloce allora. Sì. Mark, ho paura. Perché? Perché ho sentito che qualcuno è stato rapito in questa foresta. Foresta? Dove sei, Monica? In una foresta. Che cosa cazzo sta facendo in una foresta nel bel mezzo della notte? Cosa stai facendo in una foresta? Niente. Questa ha problemi mentali. Pensavo che volevi venire da me a guardare un film. Sì, sto venendo. Però sai che c'è una foresta da cui devo passare per arrivare a casa tua, giusto? Ah, sì, è vero. Ok, in questo caso va bene, cioè pensavo che proprio lei di sua iniziativa così dal nulla. Dai, andiamo in una foresta. Divertiamoci nel bel mezzo della notte. Questa foresta di solito non fa paura la notte, però mi sembra come se qualcuno mi sta guardando. E il ragazzo che ti stava seguendo? Se n'è andato? Sì. Allora va bene. Mark, non è divertente. Scusami, Monica. Ehi, comunque, cos'era quella cosa che mi volevi dire? Ah, non era nulla. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Ok. Oh, riesco a vedere casa tua adesso. Ok, va bene, la porta è aperta. Ok. Mark, c'è qualcuno fuori di casa tua. Cosa? Un uomo. Stai scherzando? Non sto scherzando, Mark. Dove sei? Non riesco a vederti dalla finestra. Questa è la tua casa, giusto? Ragazzi, ho paura. Cos'è successo? Va tutto bene, Monica? Sì, sto bene. Ok. Dove sei? Sto arrivando. Non lo conosco questo posto. Come cavolo ci sei arrivata? Mark, ho così paura. Non ti preoccupare, non lascerò che niente ti accada. Grazie, Mark. Sono serio, Monica. Sì, oddio. Qualcuno ha appena urlato il mio nome. Cosa? Qualcuno ha appena urlato Monica! Non ti preoccupare, ci sono io qua per te, Monica. Avrei voluto ci fosse Jackson qua con me. Chi è Jackson? Oh, me lo sono dimenticato, non lo conosci. Chi è? Mark, calmati. Mi puoi dire chi è? Ok, va bene. Siccome sei il mio migliore amico... friendzone. Jackson è il nome della mia crush. Però non dirlo a nessuno. La tua crush? Sì. Non dirlo a nessuno, ti prego. Non lo farò. Grazie. Oh mio Dio, Mark, qualcuno mi sta chiamando. Non rispondere. Quindi, da quanto tempo è che ti piace Jackson? È da un anno ormai. Un anno. Sei arrabbiato o qualcosa? No, non sono arrabbiato. Perché dovrei essere arrabbiato? Deck. Monica, ti devo dire qualcosa. Sì? Io voglio che tu segua i tuoi sogni e che ti ricordi per sempre di me, come un tuo caro amico. Ok. Certo che sei il mio migliore amico. È per questo che ti ho detto di Jackson. Sì, Jackson.
Sì, quindi dov'è che stai? Non lo so. Oddio, Mark! Mark! Mark, ci sei? Sì, eccomi, ero andata a chiudere la porta a chiave. Va tutto bene? No, c'è un ragazzo, ha un coltello. Cosa? Nasconditi! Dove sei? Mi sto nascondendo tra l'erba. Non lo so dove sono. Monica, Marco, così tanta paura. Nessuno ti farà del male, te lo prometto. Non avere paura. Mark, si sta avvicinando. Se riesci a vedermi. Cosa cazzo sta succedendo? Hai sentito, amore? Sì, che cos'era? Non lo so. A te cosa è sembrato? Non lo so, era così. Mia, vieni qui! Mamma sembra che sia sopra. Mamma ho paura. Mamma ho paura. Ok ragazzi, non so che cavolo sia stato. Siamo andati a vedere su in terrazzo perché sembrava che venisse da su il rumore, invece non c'era niente, non lo so. Penso che leggere queste cose non mi faccia bene per niente. Continuiamo, eh? Proprio mi voglio bene tantissimo. Oh mio Dio! Appena girato la testa! Jackson! Jackson! Sì, la mia crush, quel Jackson! Oh mio Dio, Mark! What? Ci sono io qua per te, chiamerò la polizia! No, non lo fare. Cosa? Perché? Perché se n'è andato. Se n'è andato? Sì, è corso via! Oh mio Dio! Vabbè, è buono. Sì, lo è. Quindi Jackson è un killer? No, non lo è. È solo che gli piace portarsi dietro un coltello perché non si sa mai se hai bisogno di usarlo. È giusto. Dove sei? Sempre a casa. Ti voglio vedere. Veramente? Sì, davvero. Quando? Ora? Puoi uscire fuori? Certo, ovviamente. Buono. Sei da sola? Non dirmi che finisce qua. Ah, ecco, meno male. Vi immaginate finiva? Sei da sola? Sì, però voglio stare insieme a te. Monica, questa sei tu? Sì, chi altro dovrei essere? Sì, Monica. Ti ricordi quando io ti dissi che ti volevo raccontare qualcosa? Mi sembra troppo simile a Annie. Sì? Quello che in realtà ti volevo dire è che mi piaci veramente. Mi piaci anche tu. No, intendo mi piaci più di un'amica. Anche a me piaci più di un amico. Monica, sei veramente tu? Certo che sono io. Sei sicura? Apri la tua porta e lo scoprirai. Oh mio Dio, no. No, 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 non aprire questa dannata porta. La mia porta? Aprila. Oh mio Dio! Non aprire, ti prego. Ok, Monica, no. Ora finalmente sono uscita a farti stare zitto. Dormi bene, Mark. Cosa? Tu è? In che senso? Non è possibile. Allora, non è finita, non riesco a capire. Ovviamente ci ho trovato qualche somiglianza con Annie 96 perché sicuramente sarà uscito questa chat dopo Annie appunto 96, quindi c'è qualcosa in comune, ma comunque mi ha fatto attaccare al nostro stesso. Non riesco a capire anche qua il finale, se si intende che tutto quello che lei ha scritto prima era tutto inventato e voleva soltanto fargli dire quello che lui voleva dire appunto, oppure lei aveva mandato un assassino per ammazzare lui tipo davanti alla porta sua, non lo so ragazzi. Oh mio Dio, queste chat sono troppo intriganti perché ti lasciano con un super punto di domanda alla fine e quindi non lo so. Voi come l'avete interpretato il finale? Fatemelo sapere qua sotto perché sono veramente curiosa di sapere cosa ne pensate voi. E se volete che questo sulle cose horror paranormali diventi un appuntamento fisso, mi raccomando, arriviamo almeno a 3000 mi piace, ragazzi. Almeno a 3000. E cercherò di portarlo almeno una volta a settimana. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Io spero che stasera nessuno mi entri in casa che non muoio. E vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!